I'm back. Ciao a tutti Pasqualini, quest'Ark e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Ragazzi, se avete visto il video del download di Pokémon Xenoverse, sicuramente sapete che ho avuto un piccolo problema ai denti. Semplicemente me lo sono tirato e non avevo la possibilità di parlare. L'agonia purtroppo non è terminata perché dovrò tirarmela ancora un altro, però ora diciamo sto molto molto meglio. So che comunque a nessuno interessa di questa cosa e andiamo subito al sodo per parlare di Pokémon Xenoverse. Ragazzi, vorrei veramente ringraziarvi per tutto il supporto che ci state dando durante questa settimana. Sappiamo perfettamente che ci sono dei bug che purtroppo hanno, diciamo, quasi distrutto l'esperienza di gioco per alcuni di voi. Ma state veramente tranquilli perché da quando è uscito il rilascio stiamo lavorando mattina e sera per correggere tutto questo. E vi avviso fin da subito che in questi giorni uscirà la nuovissima patch che prevede appunto la correzione dei bug più gravi, o meglio quei bug che non vi permettono di proseguire con l'esperienza Pokémon Xenoverse. In ogni modo non possiamo sicuramente fermarci perché, come vi abbiamo promesso, all'uscita del gioco avremo iniziato a mettere un bel po' di guide. Guide che non prevedono lo spoiler del gioco, quindi non vi preoccupate. Infatti, ragazzi, oggi vorrei subito iniziare con una guida che molti di voi ci hanno chiesto, ma che allo stesso tempo molti di voi hanno già scoperto da soli. Sto parlando delle Evolution. Quindi, insieme a me, oggi vedremo un po' come ottenere ufficialmente Eevee e l'Evolution. Senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito con il video. Vai! Eevee è un Pokémon amato da grandi e piccini. Possiamo definirlo come una delle mascotte del mondo Pokémon più apprezzate, quasi ai livelli di Pikachu. No, cioè, dai raga, lo supera altamente. Per questo noi di Guido non potevamo non inserirlo all'interno di Pokémon Xenoverse. E per farlo abbiamo deciso di dedicargli un piccolo evento. Attenzione ragazzi, la guida contiene alcuni nomi di alcune città e anche il modo di come ottenere Eevee. Non è spoiler sulla trama, ma per correttezza vi avviso. Quindi pensateci bene prima di continuare il video, vi do 3 secondi di tempo. 1, 2, 3. Eevee sarà possibile incontrarlo dopo gli eventi del Campus Acero, appena giunti al percorso 5. Infatti assisteremo ad un triste evento in cui un Umbreon ed Espeon, genitori di 3 piccoli Eevee, decidono di abbandonare il più piccolino, quello fragile e indifeso, un po' come la storia del brutto anatroccolo. Già, noi di Weedle siamo veramente spietati a volte. Il piccolino comunque si avvicinerà vicino a te, bellino bellino, e una schermata ci chiederà se vogliamo tenerlo con noi. Se cliccherai no, sappi che sei veramente una cattiva persona e lui se ne andrà probabilmente con l'istinto suicida. Ah, finalmente abbiamo il nostro Eevee e ragazzi possiamo anche ottenere in fretta l'Evolution. All'interno di Xenoverse vige la regola di 3 nuovi tipi contrastanti, ovvero Drago, Folletto e Suono. Infatti le Evolution che si potranno immediatamente ottenere sono Sylveon e le 2 ed inedite versioni di Bandion di tipo Suono e Scalion di tipo Drago. Queste 3 Evolution si associano ai 3 starter di gioco, ovvero Trishout di tipo Suono, Shalion di tipo Folletto e Shulong di tipo Drago. Ma per far evolvere il nostro Eevee non bisogna avere lo stesso tipo dello starter, vi spiego meglio. Per ottenere Sylveon vi basterà far salire di un livello Eevee con Shulong in squadra. Per ottenere invece Bandion dovete far salire di un livello Eevee con Shalion in squadra. E per concludere il più amato, ovvero Scalion, si potrà ottenere facendo evolvere di un livello Eevee con Trishout in squadra. La decisione è stata presa a fini logistici, che per spoiler non potrò dire, ma arrivati al vulcano Decibel e alla rocca draconica potrete capire tranquillamente. Non preoccupatevi ragazzi, col gioco completo sarà possibile ottenere tutte le evolution che volete, sia perché Eevee sarà catturabile in un percorso specifico, e sia perché vi abbiamo già avvisato che ci sarà modo di completare il Pokédex senza scambi o altro. Vi avviso inoltre che all'interno della parte 1 è possibile anche ottenere Flareon, Jolteon, Vaporeon, Umbreon ed Espeon. Le pietre possono essere trovate tranquillamente e no, non vi dirò dove si troveranno, spronatevi a cercarle, non è difficile. Mentre per le forme di seconda generazione basta che depositate gli starter ed il gioco è fatto. Perfetto ragazzi, anche questo video è concluso. Spero che sia stato d'aiuto pure se so che la maggior parte di voi hanno già la propria Evolution. Ma penso che comunque sia abbastanza importante perché ovviamente molti si iscrivono, sono nuovi e quindi magari queste cose non le sanno. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace per sostenere Weedle e tutto quello che facciamo, perché queste settimane usciranno una marea di video targati Pokémon Xenoverse. Commentate qua sotto scrivendomi invece il tipo di Evolution che preferite e magari anche quella che avete ottenuto nel gioco utilizzando appunto lo starter. Una
cosa molto importante. Molti di voi mi stanno contattando privatamente sul mio profilo privato Facebook e Instagram per gli errori. Ragazzi, purtroppo io non posso più rispondere perché me ne arrivano veramente tantissimi. Vi lascio in descrizione il gruppo Facebook. In questo gruppo, raga, siamo tutti quanti per correggere tutti gli errori di Xenoverse, in modo tale che comunque, in un certo senso, tutelate anche un po' la privacy sia mia che di Cricco. Perché ragazzi, veramente la situazione è tragica. Ci troviamo più di 400 messaggi ogni giorno e non è possibile. Quindi mi raccomando, se trovate qualche errore, ovviamente scrivetelo all'interno di questo gruppo. PS, se il centro Pokémon vi crash, ragazzi, non è un problema del gioco, ma basta seguire il programma come amministratore del computer. Praticamente 80% delle persone me l'ha chiesto e quindi lo dico un attimo anche ora, così non mi sfracassate più. Ariados. Da Starkey è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!